stasera, dato che il video chit chat gossip ti è piaciuto molto, facciamo un'altra chit chat gossip. E visto che mi è stato richiesto sotto il video della para di parlare della Dale, e per chi non sapesse chi è questo Dale, come al solito non facciamo nomi nei video, solo nei titoli, premetto che tutto ciò che dirò, devo specificare questa cosa, tutto ciò che dirò è dal mio punto di vista su cose che esistono su YouTube, sui social, cose che sono state pubblicate, quindi quello che dico non è la verità assoluta, è dal mio punto di vista quello che oggettivamente è stato pubblicato sui social, okay? Quello che è stato reso pubblico da lei, dalla sua famiglia, eccetera, eccetera, da tante persone. La Dale è una donna che 8 anni fa ha iniziato a fare video, a caricare video su YouTube, ed erano tutti video pucciosi dove lei era tutta accurata, carina e pettinata, truccata con lo smalto che mostrava spaghetti Avon. E i video, io quando ho iniziato a seguirla proprio dagli inizi, perché me l'ha fatta conoscere Andrea Moore sarebbe, e lui me l'ha fatta conoscere, guarda che pucciosa questa signora, allora abbiamo iniziato a seguirla perché mostrava tutte cose pucciose, carine, anche era le cose di cartoleria, le cose così. Lei è molto appassionata di Hello Kitty e insomma, poi dopo c'erano i video con l'ex compagno che erano super, cioè facevano un sacco ridere, erano veramente demenziali, gli faceva fare peggio cose, balletti, cose strane, anche con la mamma e con la figlia. Poi tutto sembrava procedere bene fino a quando l'ex compagno improvvisamente se ne va di casa e sparisce, e lei giustamente non lo trova più a casa e si preoccupa, e iniziano una serie di video un po' strani, e c'è lei che essere incinta di questo ex compagno e che poi più avanti si scoprirà che lo aveva detto solo per farlo tornare a casa, ma in realtà non era niente vero, perché lei stessa ha sempre ammesso che non era vero, insomma, e lui ha detto anche che era un modo di fare suo, che ogni tanto diceva di avere un, vabbè, insomma, e quindi niente, diciamo che era tipo una volta, no, che nei film facevano così per convincere l'altra persona a non lasciarti, e si inventava sta cosa della, è molto da film di una volta, vabbè, comunque, fatto sta che l'ex compagno se ne va via dopo tanti anni che stavano insieme, ho anche il berlino qui, e niente, dopo poco lei si trova già un'altra persona, diciamo per far ingelosire l'ex, dice delle cose, ecco, fa delle cose, dice delle cose, subito dopo questo, subito dopo quell'altro. Sta che lei si trasferisce a casa di questo nuovo compagno che poi diventerà il marito ufficiale, diciamo, perché poi si sposano, e i video però cambiano, e cambia anche il rapporto.
biologia di base perché insomma non puoi riassorbire dei feti così grandi, non riesci a riassorbirli, non sei Majin Buu. Quindi non sto facendo riferimenti body shaming, ma proprio al cartone che Majin Buu assorbiva la gente. Adesso ti mangio. Farsi raschiamento, insomma, oltre che una cosa psicologica molto pesante, anche una cosa fisica. E invece lei, subito dopo, questa cosa che lei ha detto che è avvenuta, era tranquillamente in bar a farsi i cavoli suoi, a ridere, a giocare a carte, quindi, insomma, è stato anche poco credibile come è stata gestita tutta la situazione. Succedere questa cosa vuol dire che anche il marito attuale non è un buon genuotto, ecco, non conosce bene cos'è la biologia, come nascono i bambini, beh no, come nascono, magari lo sa, ma come tutto il processo, tutte le cose che lei ha detto che sono avvenute, lui non è che sia proprio preparatissimo perché insomma gli ha creduto delle cose che sono biologicamente impossibili. Quindi vabbè, ed è così che lei, secondo me, si è tirata contro l'odio, oltre che per tante altre cose che poi ti andrò a raccontare, si è tirata dietro l'odio di molta utenza, perché appunto aveva appena finto di avere un figlio con l'ex, poi appena si è messa con quello nuovo ha finto un'altra gravidanza di due bambini, poi ha finto questo aborto con riassorbimento. Allora la gente si è iniziata a sentirsi presa in giro, perché se fai 2 più 2 risulta 47, capisci che c'è qualcosa che non va, no? Quindi sia quelli che si sono sentiti presi in giro, sia le persone che hanno purtroppo subito degli aborti, si sono sentite prese in giro perché parlava di cose che stavano né in cielo né in terra, e quindi lì si sono risentiti tutti di questa situazione, perché lei comunque continua con questa storia. Cioè lei, magari lei è convinta che sia così, non so appunto se lei è convinta che sia così davvero, lui sì, secondo me. Se sa che è una bugia, però deve tipo salvare il personaggio, ecco. E poi c'è chi guarda YouTube come la vita reale, chi guarda YouTube come personaggi, come persone che creano dei personaggi e che fanno intrattenimento, quindi lo puoi guardare come una serie TV con improvvisati, oppure lo puoi vedere come la vita reale, ciò che succede è la vita reale. Loro, essendo praticamente 24 ore su 24 online, si evince che non siano dei personaggi, ma che quella sia purtroppo la vita reale.
se far arrabbiare i buoni, peggio far arrabbiare un buono che un cattivo, no? E infatti lui ha saputo difendersi bene quando c'è stata la litigata, ecco. Non ha, si è fatto rispettare dal mio punto di vista. Ha detto lo suo, insomma, non ha fatto come altri che spariscono, non dicono niente.
Ti auguro.